Lo abbiamo intravisto nell'ultima intervista, ma oggi lo vediamo come si deve. Siamo di nuovo in compagnia di Camillo Carmignani, grazie ancora. Oggi finalmente raccontiamo la storia di questo orologio che è il più speciale forse proprio a livello di storia, trascorsi, genesi e tutto che c'era durante la tua intervista che è uscita poco fa. Camillo, che orologio è? Allora, questo è un day date, come vedi, un day date molto particolare, è referenza 1831, è una referenza che è stata prodotta negli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, su richiesta dello Scià di Persia. Ok. Lui ha commissionato a Rolex 9 orologi, tutti in platino, numerati, ok, questo è il numero 9, Infatti. e sono stati fatti tutti con cassa in platino e bracciale in platino. Come vedi, questo ha un cinturino pelle, dopo ti spiegherò la storia. E questo è l'unico con le spade Oman, col Qajar, quindi sicuramente un regalo a qualcuno che apparteneva a quel paese, pare un capo di coloni, Ok, sì, anche perché non questo c'entra nulla con la Persia, non quindi. c'entra assolutamente. E allora, questo orologio praticamente è il Rolex più raro che c'è, non questo, ma in generale la referenza, perché non esiste un Rolex che sia stato commissionato con design della cassa, design del bracciale e calibro apposito. Anche perché sembra un Oyster Quartz, ma non è per niente un Esatto, Oyster è un Quartz. automatico che ha tutta l'aria di essere stato disegnato da Gerard Genta, anche se non è ufficiale, ma la mia idea personalissima è che tanto sarebbe arrivato un conto sufficientemente salato da far fare per comodità il design da Gerard Genta senza neanche dichiararlo, perché non c'era Anche bisogno. perché Register Design non è una scritta che notiamo su tanti No, altri questo è un orologi, orologio anzi. unico, assolutamente unico da tutti i punti di vista, perché non ha niente se non dei richiami a degli altri orologi. Quindi questo è l'unico spade Oman. È stato venduto da Sotheby's, se non sbaglio, nel 2018. Purtroppo non l'ho comprato io, l'ho comprato dopo, ma sul catalogo di Sotheby's veniva riportato che l'orologio aveva, diciamo, probabilmente perso il suo bracciale durante la sua vita, Ok. perché comunque era in platino, era un bracciale prezioso, che l'avessero forse fuso, eccetera, eccetera. Però quando io. E praticamente questi agganci che tu vedi per il cinturino pelle sono Sì. stati fatti proprio da Rolex, ok? Sono stati fatti da Rolex per poi poter portare l'orologio e metterlo in asta. Ah, ok, quindi successivamente in un certo Successivamente, senso. Ok. assolutamente, quindi prima dell'asta. Allora, io non mi sono fermato, diciamo, a questa. Secondo me è un orologio molto speciale. Tanti punti di vista, non mi sono fermato a questa definizione della perdita del bracciale in questo modo, e ho fatto degli ulteriori approfondimenti. Ho cercato, 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 sono stato aiutato da varie persone, anche da persone vicine alla Rolex, eccetera, eccetera. E innanzitutto, facendo queste ricerche approfondite per la passione di questo orologio, è successa una cosa che è questa. Questa è l'unica scatola da Conosciuta del 1831 platino. 1831. Fra l'altro, bollino rosso, spade rosse. Cosa volete di più? Che Come spettacolo, vedi, ha una ragazzi. controscatola che è molto più alta di quelle normali, perché ha un'agenda Agenda da tavolo, da vedo, col tavolo portapenna, la con il penna. Che portapenna cosa incredibile, ragazzi. e poi una Intonsa, scatola giustamente. assolutamente intonsa con tutte le pagine. E poi una scatola da Rolex, da Belle Day Date, ecco, diciamo Miseria, così. ragazzi. Pazzesco. Guarda l'altezza della controscatola per Pazzesco. contenere. Sì, che immagino abbia fatto quasi più record della controscatola dell'orologio. Perché, scusami, la scatola dell'orologio, la No. controscatola spero di no. Perché, ragazzi, è incredibile. Ma Assolutamente insomma, è incredibile. veramente bello, no? Così nel suo complesso. Quindi, approfondendo, intanto per cominciare, ho trovato la scatola e poi ho scoperto che in realtà questo orologio era stato richiesto da lui col Senza bracciale. bracciale, non senza Ah. bracciale, col bracciale con le spade Oman nella clasp. Cosa che Rolex non ha fatto perché non aveva, siccome non era un ordine dell'Oman, non aveva la licenza per produrre il bracciale con la clasp, cioè diciamo le spade sulla clasp, ma solo sul quadrante. Quindi l'esito finale della mia ricerca te lo spiegherò nella terza puntata, perché
chiaramente. Lo capisco, però dai, l'orologio alla fine anche qua era difficile pensare a qualcuno che ha scogliato il bracciale, c'è ancora il bollino. Esattamente. Non l'avete mai messo. Esattamente. Esattamente, è per quello che io ho tenuto duro nei miei approfondimenti. Poi hai scoperto di questo orologio vedendolo all'Astra Sotheby's? No. O conoscevi anche prima la sua esistenza? Io conoscevo il 1831 come referenza. Perfetto. Perché l'avevo notato nell'asta di Philips. Dei date, che se non sbaglio era 2000, quella mitica, io sai sono molto appassionato di day date, quindi quell'asta l'ho seguita molto da vicino e avevo scoperto questa referenza e avevo letto la storia. Fra l'altro c'è un post su internet molto bello fatto da Le Monde Edmond di questa referenza e quindi fortunatamente grazie all'asta di Philips avevo conosciuto la referenza e quando mi sono imbattuto in questo signore qua non ho avuto esitazioni, capisci? Quindi... è pazzesco veramente, quindi l'unico conosciuto come spada. Sì. Che su 9 è un buon. E questo sì. Possiamo gli dire... altri sono, scusa se ti interrompo, gli altri sono quadranti vari, ci sono dei quadranti silver, ci sono dei quadranti stella. Non c'è nessuno uguale all'altro. No, c'è un quadrante blu che è il numero 1, c'è uno stella sangue di piccione. Wow. C'è un silver, a parte che non si conoscono tutti e 9, se ne conoscono 4 o 5, gli altri non si sa dove siano. Oggi veramente inimmaginabile una cosa del genere, un ordine di questo tipo, di questa importanza. Allora, non sarebbe mai preso in considerazione, ma soprattutto stiamo parlando, cioè io non ho idea, però stiamo parlando di budget veramente fuori da qualsiasi grazia del Signore. Direi, anche perché non hanno sicuramente lesinato neanche sulla preziosità di ciascun orologio. E tu mi parlavi di aste, che è un tema che non abbiamo toccato nell'intervista precedente. Io so che hai un'esperienza mista, diciamo, con le aste. Cosa ne pensi? Perché ce ne parlavi molto bene dal punto di vista di vedere gli orologi, sì. Però so che quando arriviamo al moderno non è il tuo tema preferito, diciamo così. Allora, come ti dicevo prima, secondo me le aste sono un'opportunità... L'opportunità numero uno per tutti di vedere orologi dal vivo oggi. Vedere, toccare tutto, diciamo l'esperienza numero uno che un giovane piuttosto che anche un commerciante stesso possa vivere. Chiaramente diciamo che io ho una visione personale e ultimamente delle aste, di non tutte, ma la maggioranza delle aste, soprattutto parliamo di aste diciamo di primaria importanza, di case importanti, perché poi ci sono le aste secondarie che trovo che oggi forse siano da un certo punto di vista abbastanza interessanti, certo, per i giovani, perché ci sono delle opportunità. Piacere, diciamo, queste cose come prima, esattamente. Assolutamente. Sono... Esattamente. Parlando di case d'aste, allora, negli ultimi 2 anni, diciamo anno e mezzo, ho visto delle cose che non mi sono piaciute particolarmente, perché io trovo che l'asta come concezione, come veicolo commerciale, sia assolutamente deve essere riservata degli oggetti veramente rari. Nel caso specifico a degli oggetti d'epoca, possibilmente, sì, chiaramente, sì, possono sì, essere anche orologi moderni, ma devono però avere rari, delle caratteristiche veramente esatto, rare. Certo. Allora, sarà il numero di aste che è sempre crescente, sarà che l'offerta di orologi vintage non può, diciamo, soddisfare diciamo tutti questi cataloghi che continuano a nascere in continuazione, nuove location, eccetera, eccetera. Io ultimamente ho visto dei cataloghi con troppi orologi moderni non rari. Questo cosa fa? Nel momento in cui il mercato di quel tipo di orologi è già un po', diciamo, saturo, comunque è un po' è un po' fermo, diciamolo così. Fermo quello e comunque influenza anche un po' tutto il resto, chiaramente, perché sai, poi la gente nella pratica dice, ah, con gli orologi si guadagna, ah no, con gli orologi si perde, certo, ecco, allora, esatto, lì non bisogna arrivare. E credo che non sia nell'interesse di nessuno, in primis delle case d'aste e dei loro clienti, che hanno pagato degli orologi fior fior di quattrini fino a poco tempo fa, intasare i cataloghi di orologi moderni senza caratteristiche particolari, cioè che tu trovi abbastanza dappertutto. In più, le case d'aste giustamente hanno delle valutazioni che sono particolari, nel senso che hanno delle forbici molto che poi molto ampie. Sì, ampie e che partono abbastanza dal basso perché chiaramente attraggono la gara, e questo è giusto, poi, però sai, farlo su un Daytona Zenith
senza caratteristiche particolari, una forbice che parte dal basso, tu rischi comunque che di non creare arrivi problemi, certo. Come è successo ultimamente più volte. Allora, il mio invito è quello di fare forse un'asta in meno, però con degli oggetti più corretti per l'asta. Devo dire che se devo, voglio dire, fare un plauso, se possiamo, ultimamente devo dire che l'ultimo catalogo, ma anche quelli di prima, comunque in particolare l'ultimo catalogo di Monaco Legend Group, io l'ho trovato veramente interessante, certo. E molto in linea con le aspettative che hanno i clienti di una certa tipologia di casa d'asta. Questo è un orologio che io oggi vedrei da Davide. Ah, beh, può darsi, sì, ma erano abbastanza tutti nel genere, credo che a Davide piacciono questi orologi. Comunque, Monaco Legend Group ha fatto un catalogo di orologi vintage e quindi non ha, diciamo, cioè secondo me era nelle aspettative della certo. propria clientela. Certo. Devo dire anche Christie's Hong Kong ha messo un orologio, il doppio corona, super, in seconda sessione, ha fatto una seconda sessione con un orologio. Cioè secondo me è meglio fare così piuttosto che mettere 50 orologi che si trovano correntemente. Credo che sia più sano, soprattutto in un momento del genere, però dal mio punto di vista. No, lo apprezzo, secondo me è sempre bello comunque sentirne, anche perché d'altra parte è un tuo punto di vista, ma sei un attore coinvolto in tutto questo, quindi... Sì, io devo dirti la verità, non ho mai venduto un orologio in asta in vita mia. Comprato? Comprato abbastanza, non sono il mio veicolo principale, però ci vado sempre. Ok, compro volentieri. Mi hai saltato quest'anno, mi ricordo, quest'anno per saltato causa perché di forza maggiore. Avevo causa di forza maggiore. Però insomma, ripeto, per me sono un veicolo straordinario da tutti i punti di vista. Questa è una cosa secondo me da tenere in considerazione, ecco, da parte loro. No, te ne ringrazio. Tornando all'orologio, possiamo dire sia il tuo day date più bello? Più importante? Beh, è sicuramente più raro, lo è sicuramente. Poi, allora, a mio gusto personale preferisco il design dei tradizionali, ecco, però siccome mi piacciono anche i quartz, questo orologio mi piace molto, cioè l'ho notato, è un orologio che esce dal coro, ecco, diciamo, quindi sì, mi piace molto, dire che sia il preferito forse no. Combattuto o ancora da capire per tanti? Beh, sai, fino a qualche anno fa pochissimi conoscevano l'esistenza. Ma anche oggi io penso che... Sì, anche oggi, perché comunque a una prima occhiata può sembrare un quartzo. Sì, poi le spade fanno il loro, sì, le no, spade giocano il loro ti parlo ruolo. Della referenza, certo, ti parlo della referenza. Può essere liquidato come quartzo, se lo vedi sì. Magari in mezzo ad altri 50 orologi. Ce l'hai questa cosa qua, Quiet Luxury, secondo? Ah. 2 su 2. Sì, è vero. Sì, poi le pietre non sono molto quiet. Però no, quello lì è un... Insomma, quello lì è forte come orologio, bello. Miseria, poi col cinturino rosso... Sì, beh, era esagerata. Così, non l'ho cambiato. Esagerata. Beh, ti ringrazio per aver condiviso questa storia che è veramente più unica che rara, perché alla fine grazie, unico è grazie a te. Unico. Quindi, beh, ora non resta che trovare gli altri. Ne mancano 8. Proviamo. Andiamo. Alcuni so dove sono, ma ossi duri. Sì, in Italia o all'estero? Bah, ce ne sono sicuramente 2 in Italia, e poi altri non so. Beh, 3 su 9 è un terzo. 3 su 9 è un terzo, è un terzo. Ed è la metà di quelli conosciuti più o meno. Che miseria. Oh, ce la caviamo ancora come italiani? Sì, facciamo il possibile. No, mi fa piacere sentirlo, veramente, è una cosa bellissima. Beh, ragazzi, io intanto ti ringrazio sia per grazie le opinioni voi, che per aver insomma condiviso questa storia pazzesca. Fateci sapere se lo conoscevate, lo escludo, ma... Comunque non si sa mai, spesso vengono fuori delle sorprese. Io ti ringrazio, a questo punto aspettiamo la puntata 3 addirittura. Quando arriverà. Vuoi. Grazie. Ciao. Grazie ancora. Voi. Grazie. Mm-hmm.